sindaco. Colleghi. Kai? Dice che potrebbe essere legato anche ad un trauma, piccolino. Ma che cazzo fai? Ha un'amica, non è che non... Ha un'amica, ma l'amica è lei. E con tutto il suo peso, perché oltre ad essere bella è anche un'amica complicata da gestire, perché è una che combina molti casini, è una che ogni volta che combina un casino viene, corre dal suo amico e cerca di essere aiutata e consolata da lui, e questo amico se la porta un po' sulle spalle in tutti i sensi, come nel manifesto, cioè ce l'ha proprio addosso. Lo fa perché capisce che è l'unico modo per tenerla vicino a sé. Poi forse non ci siamo capiti, io e lei siamo proprio amici, non c'è nulla di... Tu lo sai bene come stanno le cose. Ma quale amico? Lui, ho aspettato così tanti anni per trovare il protagonista giusto per una storia del genere. E Fabio De Luigi è perfetto, è l'amico per eccellenza. C'ha la faccia da amico, è un'icona dell'amicizia. C'ha questa faccia da cane bastonato, però affascinante, che piace alle donne, però non è un bello. Di quelli che tira sempre indietro, buono, generoso, rassicurante, che è la cosa che lo fa essere protagonista assoluto. E vuoi tu prendere il qui presente Giovanni Orlando come tuo legittimo sposo? Sì, certo, lo voglio. E allora vi dichiaro marito e moglie. Tutti, credo, siamo convinti che se capitasse una sera in cui uno dei due, la parte forte, avesse un piccolo cedimento verso l'altro, l'altro o l'altra non si tirerebbero indietro, questo siamo proprio certi. Quindi è il termine che è sbagliato, ma non che possa esistere una complicità, per esempio, fra uomo e donna, anche dal punto di vista della seduzione, senza che accada qualcosa. L'amicizia però è una cosa diversa. E ripassiamo, eccoci qua, e suona, no, e poi facciamo? Mi ha messo una placca nel ginocchio sinistro. Provi a passare solo con quella gamba, provi con l'altra ora. Io penso che invece in questo film non trionfa l'amore, ma trionfa l'amicizia, che è la cosa che mi premeva di più. C'è sempre qualcuno che si sacrifica nell'amicizia vera, specialmente in questi rapporti così strani, così un po' nascosti, un po' ambigui, come l'amicizia tra uomo e donna. E alla fine c'è un sacrificio, e questo sacrificio è bello perché è un lieto fine sull'amicizia. Avete mai visto un aereo dirottato da un ginocchio? Avete mai visto uno che arriva e minaccia? Mani in alto, sono armato, ho dell'acciaio nel ginocchio. Ma che ragionamento è? Finito? No!